fattore più importante per chi fa questo mestiere, secondo me, è la conoscenza del prodotto. Nel mondo ci sono tantissimi prodotti, tantissima gente non conosce la differenza tra un formaggio e una mozzarella. Io mi impegno tantissimo a fare conoscere questi prodotti ai miei clienti, soprattutto alla gente che passa qua, che è un posto molto turistico. La nostra storia inizia in una salumeria dal 1978, da questo punto vendita che abbiamo a Siracusa, perché mio marito, con richiesta dei clienti, nell'inventare una conserva al momento, una signora tipo aveva una cena la sera, lui inventava un pesto, inventava una cremina, e quindi il risultato dei clienti, che erano tutti entusiasti di questa cosa che lui preparava, attraverso i consigli della nonna, della mamma, venivamo in campagna tutti i giorni, mamma come si fanno le melanzane, mamma come si fanno i pomodori secchi, e da lì è nata la nostra storia nel fare le conserve. Il nostro lavoro inizia abbastanza presto la mattina. Le signore arrivano in laboratorio alle 7 del mattino e iniziano con la pulizia di tutte le verdure fresche. Un giorno si fa la caponata, un giorno viene prodotta la salsa, e in base alla giornata come stabilita di produzione, il programma che loro hanno. Perché nella nostra azienda non esistono macchinari. Il nostro lavoro è artigianale, quindi è tutto fatto in modo artigianale. Faccio il salumiere da oltre 35 anni, che porta avanti la mia azienda con orgoglio, e faccio conoscere bene o male i sapori e i gusti siciliani nel mondo. Sono diventato artigiano seguendo le origini. Si facevano le conserve a quei tempi in casa, perché le conserve si conservavano nel tempo. E io da piccolo ben seguivo mia madre che facevano tutte queste conserve in casa, e da lì mi sono ispirato creando nuove ricette. Così ho creato la caponata senza melanzane e via dicendo. La lavorazione industriale non è altro che un insieme di prodotti che vengono lavorati o con acidificanti che mettono all'interno, o con delle soluzioni che fanno da oggi, come il vino, che usano bene o male i solfiti e ben altre cose. La preparazione artigianale della salsa deve essere un prodotto naturale, intanto alla base deve essere un pomodoro di altissima qualità, che viene pulito, tagliato e lavato, e poi viene messo in pentola con degli aromi. Ci vuole un buonissimo basilico, dell'olio extravergine di oliva di altissima qualità, un po' di aglio, della cipolla e della cottura, non basta altro, è un pizzico d'amore per fare le cose e basta. Con Artimondo diamo la possibilità alle persone di acquistare attraverso i siti della fiera, attraverso il loro portale, e quindi diamo un servizio in più al cliente. Ma la responsabilità più grande è il piatto finale, quando il cliente mette il formaggio, il salume, il tagliere che prepari, la conserva che prepari, la mangia. Quella è la vera responsabilità finale. Quando tu c'hai un mestiere dentro, lo devi solo trasmettere in quello che fai. Non abbiamo preso niente da nessuno. Naturalmente c'è stato mio padre, che è stato uno dei fondatori di tutto questo, ma si ritorna negli anni 50, lui parte dagli anni 50 a susseguirsi con il suo lavoro, e noi cambiando pian piano tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. I nostri clienti cercano soprattutto la qualità, e quella la trovano. Infatti le soddisfazioni sono immense, sono loro che ti danno la forza di andare avanti, di inventare nuovi prodotti, perché loro ti danno lo stimolo a fare tutto ciò bene. Sono loro stessi che ti portano tutto questo.